Roberto Melandri e mi trovo in Alto Adriatico per una battuta di pesca a Bolentino. Siamo a Maria di Ravenna a bordo del Fabola, la barca del nostro skipper Fabrizio Fabbri, e con noi sono Nello Cusin, portiere del Bologna di qualche anno fa e appassionato pescatore sportivo, nostro amico Tato e Paolo Cavazza. Bene, oggi dobbiamo raggiungere una zona di pesca che è un po' a largo, è circa 40 miglia dalla costa, per cui partiamo col buio. Abbiamo diverse miglia da fare, quindi siamo pronti, i motori sono in moto, andiamo, ci vediamo più tardi. Siamo arrivati, abbiamo fatto circa 40 miglia e ci siamo fermati su una presura, cioè una zona di fondo duro e detritico circa in mezzo al mare Adriatico. In queste zone fangose il fondale diventa improvvisamente duro, detritico. Sembra che in queste zone ci fosse la vecchia linea della costa italiana, diciamo. E in queste aree il pesce di fondo è abbastanza numeroso. Si possono trovare un po' tutte le specie bentoniche. Quelle più comuni sono costituite da merluzzetti, pagelli, saraghi, tanute, gronghi, scorfani, musdei, insomma tanti pesci che, di un certo pregio, che interessano la pesca sportiva a fondo dalla barca. Bene, oggi divideremo la nostra pescata in due parti. La prima sarà all'ancora, finché c'è un po' d'aria non possiamo scarrocciare, quindi dobbiamo fermare la barca sulla presura e cercheremo di prendere tanute, saraghi, scorfani e gronghi. Poi dopo, quando ci sarà meno vento, proveremo a scarrocciare in questa zona e cercare il pesce in deriva. Anche in deriva è possibile prendere più o meno tutte le specie di fondo, anche se è più facile trovare qualche specie che dalla roccia si sposta anche nel fango, tipo gallinelle, spinaroli, comunque scorfani e qualche grongo. Bene, all'alba siamo pronti per pescare, abbiamo fatto appunto 40 miglia, circa 40 miglia,
l'orario è quello buono, vediamo un po' come rispondono i nostri amici. Questa è una bellissima esca per tutti i predatori di fondo, e cioè un trancio di pesce fresco. Abbiamo sfilettato in questo caso una boga, è montata su un terminale dello 0,80 ed è assolutamente a prova di taglio, anche di dentature importanti. È ottimo per gronghi, scorfoli, musdei. Probabilmente ha tagliato, che ha slamato, che ha tagliato. No, cioè, no. La mangi? No, è una tenuta. Per la tonnutella. Cominciano ad andare un po' in pastura. Il gronghi è un pesce bello, combattivo, sportivo, ma non buono in tavola. Perché lo scorfone ha tantissime spine velenose, tutte quelle dorsali e quelle opercolari, quindi quando si maneggia bisogna stare molto attenti, perché ovviamente è un veleno non potente ma doloroso. Ho fatto 5-6 esche, ma alla fine la sarda è sempre quella che rende di più. Appena calata è un bel pesce, è venuto subito fuori. Cioè, questo comincia a essere già un pesciotto da 5-6 etti, e per queste zone è già un bel pesciotto, insomma. Abbiamo utilizzato un terminale armato di 3 ami per montare al meglio un'esca abbastanza consistente. Abbiamo visto che le attrazioni luminose come queste sfere nei fondali spesso cupi dell'Adriatico spesso funzionano, infatti le lenze da scorfoni spesso le armiamo con queste attrazioni qua. Siamo spostati, abbiamo fatto la mattina in una zona dove c'erano alcuni picchi abbastanza consistenti, ci siamo ancorati, abbiamo pescato
per 4-5 ore all'ancora, abbiamo preso un po' di tutto, un paio di bei gronghi, 4-5 scorfani, di cui un paio di buona taglia, 4-5 tanute, un paio di sareghe, un po' di misto, insomma, una bella pescatina da Bolentino in alto mare. Adesso che il vento è calato ci siamo spostati, abbiamo cambiato zona, ci siamo spostati di alcune miglia. Prima eravamo sulle 40 miglia dalla costa italiana, adesso siamo un po' rientrati, siamo sulle 35. E in questa zona invece che trovare dei picchi troviamo un fondo che è sempre duro ma più uniforme. Ci sono delle specie di lastre di fondo duro e detritico, o il pesce ovviamente è abbastanza numeroso. Ora le nostre prede target, diciamo, sono scorfani sempre, che quelli non mancano in queste aree qua un po' accidentate. Musdee, ci sono anche razze, spinaroli, gattucci, insomma un po' anche qui un po' di misto. Vediamo, abbiamo cominciato a calare, vediamo un po' cosa salta fuori. Per la pesca a scarroccio le lenze devono cambiare un po', visto che appunto la barca non pesca più ferma, le lenze non sono più verticali ma più stese. Per fare al meglio questa pesca si utilizzano spesso dei cosiddetti antitangolo o pipette, che sono questi attrezzi qua, praticamente tubi di plastico, di metallo, con una girella e un moschettone sotto su cui verrà attaccato il piombo. Mentre invece a questa girella, a questo moschettone, andrà collegato il lungo terminale. Questo permette di pescare con terminali anche molto lunghi senza che si incrocino nella lenza madre. Oltre a questa, oltre alla pipetta, si utilizzano anche questi artificiali qua, cioè inciku o kabura. Questo è stato un po' modificato, cioè gli sono stati allungati i braccioli, mentre questo è originale, cioè è come esce dal produttore. Sono della Seika, sono molto validi, utilizzano ami molto affilati, e a questi vengono appese delle esche abbastanza consistenti, tipo calamari interi o grossi filetti di pesce, tipo lo sgombro e sardi intere. Queste sono le esche che in genere si utilizzano sulle presure dell'Adriatico per pescare prede anche di buona consistenza, tipo scorfani, come dicevamo, gallinelle, squali di fondale e musei. Scorfano da chilo. Scorfano da chilo e oltre. No, non è. Bellissimo. Non è eccezionale, però insomma. Cosa? Te lo vuoi dire, no? Questa è una montatura da Bolentino tradizionale, con tre ami per supportare meglio un'esca anche grossa come era un calamaro intero. Ha funzionato il calamaro, quindi rinneschiamo un calamaro, visto che. Il calamaro risulta sempre, forse dopo la sardina, l'esca più catturante. Abbiamo tre ami per innescarlo meglio e per avere maggiori sicurezze nelle fasi di recupero della preda. Un amo va sempre sotto tra i tentacoli, nella testa del calamaro. Un secondo amo va a centro del corpo del calamaro e uno in coda. E sempre le esche vanno fissate con gli appositi elastici per innesco. Si tratta in genere di fili elastici molto sottili, creati apposta per queste operazioni. Non bisogna mai serrare troppo le spire, perché sennò l'esca non risulta ben presentata, però ecco. Questa è una lenza standard da Bolentino per questa pesca qua, un branciolo non tanto lungo, di una lunghezza compresa tra 50 e 60 cm, armato con tre ami da 2-3 zeri. In questo caso
sono ami della serie 2GL appunto da 3-0. Vedi che ha le macchie più larghe? Ha la pelle che è abrasiva da matti, se lo tocchi ti porta via appunto. È un cucciolino. Vai! Guarda, che nuoto sinuoso! Fagello fragolino, recupera, devo stare un po' attenti perché insomma è pericolosina questa qui. Comunque è un'altra cattura tipica delle zone di fondo misto. Era bello, Fabri? Allora, qui bisogna stare concentrati, pinze. Guardiamo, questo è un pesce brutto ma alla fine è buono da mangiare, non è molto grande. È arrivato anche il polipotto sull'incicu, molla. Eccolo qua, aspetta un po'. Adesso non mi molla più. No. Ok, va bene. Cosa vuoi fare, amico? Paolo, non ridere. Ecco. Ah, siamo sì sulla roccia. Ha dei colori bellissimi anche lui. Bene, l'incicco ha funzionato, Paolo. L'incicco della Seika da 150 grammi ha colpito. Bene, allora, direi che la giornata è stata ottima. Ottimo. Dal punto di vista meteo, dal punto di vista della pescata, perché abbiamo preso
un po' di tutto quello che si poteva pensare di prendere da queste parti, anche perché siamo in inverno, quindi non tutti i pesci sono attivi, però insomma oggi un po' di scorponi, qualche bel saro, qualche tanuta, un polipo, insomma qualche gattuccio, un po' di tutto. Quindi direi che l'Adriatico ancora una volta ha fatto vedere che è un mare vivo e pieno di belle prede. Bene, da Ravenna è tutto, alla prossima!